Buongiorno amici e bentornati sul canale di Balloon Camp. Anche oggi, come la scorsa settimana, vi farò vedere una bellissima scultura di palloncini. Oggi che cosa faremo? Oggi ci troviamo nel mese di marzo, sta finendo, sono rimasti pochi giorni, ma c'è un detto: marzo pazzerello, esce il sole e prendi che cosa? L'ombrello. E ragazzi, questa sera vi farò vedere come si fa un ombrello con i palloncini per proteggerci dal sole, dalla pioggia. Vabbè, noi proviamo a fare, poi vediamo noi come lo vogliamo utilizzare. E adesso vi farò vedere come fare appunto un ombrello di palloncini. Naturalmente la prima cosa che bisogna fare è prendere una pompetta e prendere dei palloncini. In questo caso abbiamo una scultura che viene realizzata con tre palloncini. Questi tre palloncini li dobbiamo gonfiare tutti allo stesso modo, quindi al massimo della loro estensione, lasciando solo un pochettino alla fine. Adesso vi faccio vedere. Cominciamo con il celeste. Ok, va benissimo così. Adesso leghiamo il palloncino e lo mettiamo da parte. Gonfiamo il palloncino rosso. Ce la fa. E anche questo lasciamo un pochino così. Perfetto, leghiamo il palloncino e mettiamo anche questo da parte. Andiamo con il terzo palloncino di colore giallo, stesso discorso, allargare un pochino più questo. Ok, va via la pompetta, pende un po'. Ok, vediamo se più o meno sono della stessa misura. Più o meno no, ma non è un problema. Allora prendiamo il primo palloncino, pieghiamo il palloncino per trovare la sua metà, qui schiacciamo e giriamo, mettiamo tutto il braccio così non si srotola. Stessa cosa la facciamo con il palloncino giallo. Ok, e andiamo ad incastrare le due parti, il palloncino giallo con quello rosso, facendo fare 2-3 rotazioni. Ok, adesso non ci sono problemi più perché sono legati insieme. Facciamo la stessa cosa con il palloncino celeste, troviamo il centro e andiamo a incastrare con il rosso e il giallo. Così. Ok, perfetto. Adesso ragazzi, cosa dobbiamo fare? Mettiamo i colori così, uno opposto all'altro, giallo contro giallo, rosso contro il rosso, celeste contro celeste. Pieghiamo tutti i palloncini così. Adesso attenzione, dobbiamo schiacciare al centro così e fare una torsione per far uscire una testa con 6 palloncini. Andiamo avanti così. Ecco. Abbiamo questo effetto qui. Perfetto. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo le misure, facciamo circa un palmo di mano, sì, una torsione, prendiamo questo rosso, facciamo la stessa misura, una torsione,
teniamo fermo il palloncino rosso, facciamo una pallina nel palloncino blu celeste e questa pallina la andiamo a incastrare in questa torsione, così, 2-3 giri. Adesso facciamo la stessa cosa con il giallo, prendiamo la misura, così, teniamo il giallo, facciamo una pallina con il rosso e incastriamo, così. Adesso prendiamo questa misura con il celeste, così, teniamo il celeste, facciamo una pallina con il giallo e incastriamo il celeste. Facciamo la stessa cosa con il rosso e il celeste. Torsione, reggiamo, pallina e incastriamo. Adesso andiamo ad incastrare, lasciando libero il giallo che ci servirà come manico, incastriamo il rosso al celeste con una semplice pallina. E abbiamo quasi ottenuto un ombrello. Adesso dobbiamo modellarlo un pochettino, dobbiamo curvarlo un po' il pallone e l'ombrello, quindi vediamo un po' di forma, facciamo questo lavoro qua così con il celeste, il rosso, il giallo e l'altro celeste. Se non è abbastanza curvo rifacciamo di nuovo l'operazione, se lo vogliamo un po' più curvo. Ok, direi che va benissimo così. Sistemiamo queste palline giù, ci danno l'idea delle punte dell'ombrello. E questo è il manico. Adesso dobbiamo fare la parte curva del manico. Come facciamo? Semplicemente così, pieghiamo il palloncino, così, vediamo che si veda bene, e piano piano lasciamo. Se vogliamo più curvo facciamo così, un po' più stretti. Ok, ed ecco qua ragazzi, l'ombrello è pronto per andare sotto la pioggia, per andare sotto il sole. Coprirà? Chissà. Coprirà? Ma chissà, vedremo. E anche oggi ragazzi, una bellissima scultura di palloncini, un ombrello che ci sta proprio bene dentro il camper. È sempre utile tenere un ombrello, magari di palloncini avrebbe poco senso, però ricordatevi che dentro il camper ci vuole sempre un ombrello. Adesso che sia un ombrello vero o che sia di palloncini, ragazzi, è sempre comunque un ombrello. E grazie ragazzi anche oggi per essere stati qui con me dentro il camper a vedere realizzare questa bellissima scultura di palloncini. E vi ricordo, vi voglio rinnovare l'invito, la sfida, chiamatela come volete voi. Chi vuole realizzare una delle sculture che ho realizzato io può rivedere i video che ho messo io sul canale, scegliere una scultura e provare a rifarla. Se vi fa piacere, vi fate un video, me lo mandate, così quando avrò raccolto un certo numero di video io farò un montaggio e pubblicherò questo video sul canale. Vedrete ragazzi, sarà una cosa molto divertente. E ricordatevi che appena si potrà uscire ragazzi, io vi voglio incontrare tutti, soprattutto i camperisti che hanno i bambini, perché
Qua lo dico, appena avrò la possibilità di incontrare ognuno di voi con i vostri bimbi, mi fermerò, passeremo qualche ora insieme, magari un caffè, quello che volete, e realizzerò delle sculture dal vivo ai vostri bambini. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, mettete un like ai video se vi piacciono, vabbè, se non vi piace potete mettere anche un dislike, però se vi piacciono è meglio, ragazzi. E quindi con questo chiudo, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un'altra nuova bellissima scultura di palloncini. Ciao!